Buonasera e benvenuti tutti alla prima edizione di SG Roma Film Festival. Questo è un festival che nasce, che è stato creato dall'associazione SG Roma, che è un'associazione di ragazzi, un'associazione culturale formata da ragazzi che sono mossi essenzialmente da una passione fortissima per il cinema, per il mezzo cinematografico e soprattutto per il cortometraggio. Vorrei prima di cominciare a presentare la serata, una serata di 7 cortometraggi che verranno votati, visionati e poi votati da una giuria pubblica e da una giuria tecnica, vorrei un attimo introdurre Stefano Poggione, il presidente dell'associazione, e lasciarlo fare lui, diciamo, gli onori di casa. Buonasera. Prima di iniziare vorrei ringraziare il Comune di Sesto Fiorentino che ha patrocinato e finanziato l'iniziativa, il progetto Giovani, la Mediateca Regionale Film Toscana Commission, il Cinema Grotta che ci ha concesso gli spazi e molte altre associazioni che ringrazierò in dettaglio a fine serata. Un ringraziamento speciale va a voi tutti pubblico in sala, vedo che siete molto numerosi. C'è il sintomo di un crescente interesse verso il cinema breve. Infatti spesso il cortometraggio è visto come qualcosa di unicamente amatoriale, quando in realtà non è così. A testimoniarlo presenteremo stasera dei cortometraggi che non solo sono stati realizzati con attrezzature tecniche all'avanguardia, ma sono anche di qualità artistica eccezionale. Prima di ripassare la parola vorrei ringraziare tutti i soci che hanno reso possibile questa serata, grazie al loro tempo e alla loro passione. Grazie a tutti e buon divertimento. Se ne fa anche troppi. Io sono venuto qui da amico del cinema e da curioso di questa esperienza che è nata ovviamente per la fantasia e l'iniziativa di un gruppo di ragazzi. E dice grazie al Comune di Sesto Fiorentino anche, sì va bene, però non è sufficiente l'impegno delle istituzioni se non ci sono i soggetti che si impegnano e fanno una certa attività, così come a volte non è sufficiente l'impegno soggettivo e culturale se non c'è anche la sensibilità delle istituzioni. Finisco qui, mi siedo fra il pubblico, vedrò i 7 cortometraggi finalisti, esprimerò il mio voto come stasera mi è stato concesso di fare, vi ringrazio, sono io e ringrazio invece voi per questa bella iniziativa, fra l'altro non essendo più giovanissimo come è noto, appartengo a quella generazione di se stessi che è vissuta intorno al cinema, perché Sesto Fiorentino è stata una città di cinema. I cinema erano questo palazzo, nel palazzo di fronte, i cinema all'aperto, i cineforum nei circoli delle case del popolo e delle parrocchie, quindi la mia gioventù, la mia fanciullezza e l'adolescenza sono state come tanti se stessi costellate da tanti pomeriggi e da tante serate passate a cinema, quindi il fatto che corto o lungo, breve o impegnato o meno impegnato, ci siano giovani generazioni che si appassionano non solo al cinema come modo di comunicazione, ma anche alla produzione di video, di cinema, per me è una grande soddisfazione. Sta dentro una vecchia tradizione di Sesto Fiorentino che mi piacerebbe fosse si trasfinasse anche nel futuro. Quindi grazie a voi e grazie anche a tutti coloro che hanno inviato i DVD con le loro opere. Auguri a chi partecipa stasera, uno sarà premiato. Perfetto, dunque prima di passare a presentare le opere vere e proprie, poi è il punto cardine della serata di stasera, vorrei dire un attimo due parole su SG Roma, perché credo che molti di voi non conoscano questa associazione. Dunque SG Roma nasce, è un'associazione culturale che nasce un anno e mezzo fa, dallo sforzo, dalla passione, dalla volontà di 8 ragazzi di non più di 20 anni. E penso che questo sia il carattere fondamentale sia dell'associazione SG Roma che del festival di stasera, cioè quello della gioventù. Noi abbiamo messo nel bando del concorso una limitazione di 30 anni, dei 30 anni ai registi, perché crediamo che ci sia molta, molta capacità in Italia di promuovere, di produrre delle opere
anche a livello giovanile, come appunto sotto i 30 anni. Noi teniamo in questo, l'associazione SG non avrebbe in questo, fin da quando è nata ci siamo dedicati non solo alla produzione di cortometraggi nostri, ma anche alla monitorizzazione degli eventi che il Sesto Trentino ha un lavoro documentaristico, videodocumentazione degli eventi che avevano luogo e che nascevano, che si sviluppavano qui a Sesto. Quindi il ruolo di SG non è questo e il festival di stasera ne è una riprova dell'amore, dell'affetto che c'è verso il mezzo cinematografico. Veniamo dunque a parlare del festival di stasera. Il festival di stasera presenterà 7 opere che, come già detto, saranno visionate e poi saranno votate sia dal pubblico, vi è stato dato un cartoncino all'ingresso dove potrete esprimere la vostra preferenza e poi passeranno delle ragazze ad accoglierle, ma non solo, c'è anche una votazione ovviamente da parte di una giuria tecnica che verrei a presentare subito. Dunque, la giuria è composta, presieduta dal presidente della Mediateca regionale toscana di Commission, Ugo Di Tullio, lo inviterei sul palco se è possibile. Abbiamo poi in giuria Cristina Manetti, giornalista, Elena Bernardini, attrice, e Carlo Gianni, che è la fotografia. Possono venire sul palco. Vince il premio pubblico della prima edizione di SG Nano Film Festival Lorenzo Di Nicola con Il Lavoro. Purtroppo Lorenzo Di Nicola non è qui stasera per ritirare il premio. Lo presentiamo lo stesso, mi piace il sindaco a questo punto. Avete fatto fare un viaggio a poco. Benissimo, vi ringrazio moltissimo. Facciamo un altro applauso per Lorenzo Di Nicola. Speriamo che possa arrivare. Andiamo avanti, passiamo al motivo principale di questa serata, che è quello della consegna del premio della giuria tecnica, che lo voglio ricordare, non l'ho ancora detto. È un premio che non consiste soltanto nel trofeo, ma consiste anche in un buono acquisto di 1000 euro presso l'Alcom di Bologna, che è un negozio che vende materiale audiovideo, materiale cinematografico. Ecco, andiamo qui a consegnare il premio a tutti i rappresentanti della giuria. Legge responso Stefano Poggio. Eccoci. Vince il premio giuria tecnica della prima edizione di SG Nano Film Festival Giuseppe Marco Albano con Il Cappellino.